Oggi sembra un argomento un po' passato di moda o addirittura contestato e capovolto da uno o più intenti dissacratori, ma il tema di cui ci occupiamo oggi con il qui presente dottor Ermanno Mariani non intende né rimitizzare né dissacrare la Resistenza, ma semplicemente parlare di un personaggio singolare, insolito, legato alla Resistenza piacentina e che è tuttora oggetto di discussioni come lo fu durante le vicende che si conclusero con la sua morte. Stiamo parlando del famoso ballonaio, soprannome del partigiano Giovanni Lazzetti, chiamato così perché era figlio di un venditore di palloncini di Castel San Giovanni, mi pare. È un personaggio la cui fama è legata anche ad avvenimenti che hanno qualcosa di avventuroso, di Don Chisciottesco, di carnevalesco, di brigantesco anche, diciamo pure. E è un personaggio su cui si è fermata l'attenzione di questo giovane laureato in lettere, che si chiama, come ripeto, Ermanno Mariani, e al quale chiedo subito che cosa lo ha mosso a scegliere questa tesi di laurea. Da dove lui, non so, è piacentino lei, Mariani? No, io non sono piacentino, anche se abito in questa città da 24 anni, io di anni ne ho 27. Quindi lei proviene provincia di Milano. Provincia di Milano. Vabbè. Ora, questo giovane laureato, chiedo ancora per sapere il background, diciamo, della sua scelta. C'era un motivo particolare per occuparsi di un argomento della Resistenza, forse, non so, legami di famiglia, ricordi? No, io non ho nessun parente che ha partecipato alla Resistenza attivamente e neanche passivamente. Non era né di qui né di là, ecco. No, lo so, questo però è importante perché dimostra che i giovani d'oggi, che sono completamente staccati come esperienza personale o anche come ricordi familiari da questo argomento, lo trovano di considerazione. E allora gli chiedo perché ha scelto proprio il ballonaio. Dunque è stata una scelta abbastanza semplice. Io sono rimasto affascinato da questo personaggio che ho trovato soprattutto avventuroso e ho trovato anche che nelle mie ricerche, nei miei studi, che era stato dimenticato per 30 anni circa. E infatti, studiando sui libri della Resistenza piacentina, fino diciamo al 1977 circa, non c'è traccia di questo ballonaio. Fu oggetto di una specie di persecuzione. È stato rimosso e allora c'era evidentemente un motivo. Sì. Perché secondo lei gli storici ufficiali della Resistenza per tanto tempo non ne hanno parlato? Beh, dunque, il ballonaio fu protagonista, ed è il sottotitolo poi del libro, della più grande beffa della storia della Resistenza, che alcuni hanno mal interpretato, fu vista in modo, diciamo, ambiguo. Parliamo subito di questa beffa. È passata alla popolarità, alla conoscenza popolare piacentina, come la beffa di Verona. Allora, saltiamo le parti intermedie, poi faremo un flashback su quella che è stata il personaggio, il carattere di questo individuo. Veniamo subito alla beffa. Il ballonaio faceva parte divisione Giustizia e Libertà, quella comandata dal famoso Fausto, che poi oggi è l'avvocato Fausto Corso. Ma era uno molto indisciplinato e molto indipendente nelle sue decisioni. Era tollerato, anche se era un po' fuori dalle righe, per un fatto principale, penso.
Sì. Perché era l'uomo? Era l'uomo dei colpi di mano, era l'uomo che tutti i giorni andava sulla via Emilia e metteva a segno colpi straordinari. In un'occasione addirittura portò 800 fucili alla resistenza piacentina, che fu il più grosso colpo registrato da queste parti. 800 fucili presi dove? Furono presi lungo la via Emilia. E poi... Lungo dove? Esattamente nella zona di Sarmato. No, ma da dove li hanno presi? Da un convoglio militare tedesco. Ecco, no, perché quella era la più importante. Sì, sì. Adesso, nel giorno d'oggi, dire sulla via Emilia, non, un'espressione che non dice niente, ma al tempo della, proprio di questa guerra civile, in cui la provincia di Piacenza era divisa praticamente in due zone, la zona partigiana e la zona nazifascista, la via Emilia era chiaramente come artello di collegamento della pianura padana, era tenuta sgombra e ben difesa dai tedeschi e dai fascisti. Andare sulla via Emilia per compiere queste imprese, questi colpi di mano, era una prerogativa proprio dei fegatacci, di coloro che non si limitavano a stare a fare la guerriglia in montagna, ma scendevano in pianura, contrariamente a tutte le regole della guerriglia. E quindi il vallonaio si distinse proprio in questo tipo di imprese. Bisogna dire, diciamolo pure, che fin da giovane il personaggio si era connotato, si era dimostrato un tipo appunto veramente diverso dagli altri ragazzi, fin da ragazzo. Ma cosa faceva da ragazzo? Questo ballonaio si distinse subito fin da bambino per essere un personaggio un po' rocambolesco, perché già a scuola, e aveva solo la quarta elementare, si distinse per le marachelle, poi diventò il capobanda dei ladri di frutta di Castel San Giovanni, dove lui era originario. Infine fu anche invischiato in faccende di truffe, poi si arruolò nei paracadutisti come volontario, poi si arruolò in marina. Infine si arruolò come volontario nella Compagnia della Morte, disertò tre volte e poi dopo diventò comandante partigiano. Insomma, fu tutta un'esistenza spericolata. Quindi già questo curriculum sintetico dimostra lo straordinario eclettismo e il gusto del travestimento di questo irrequietissimo personaggio, che non ha una coerenza, direi, a come si vede da questa prima, una coerenza ideologica, ma è soprattutto portato a far parlare di sé, a mettersi in mostra, a incarnarsi in diverse divise. E allora diciamo cos'era questa famosa beffa. Questa beffa di Verona, secondo me, fu il coronamento di tutta una carriera di beffe, di imbrogli e di giochi strani che metteva in atto questo personaggio, diciamo così. E lui trattò una resa fantasiosa partigiano piacentino, SS Wolf, il primo ministro Buffarini Guidi della Repubblica Sociale, inviato direttamente da Mussolini, incontrò questi personaggi, si fece dare anche dei soldi e li giocò clamorosamente. Le cronache dell'epoca diedero parecchio risalto a questo episodio. Purtroppo... Si fermi, perché noi siamo... Io, per aver vissuto a suo tempo queste esperienze di guerra civile, lei perché ha sviscerato l'argomento studiandolo, ma per i lettori e gli ascoltatori che forse non hanno messo a fuoco bene, bisogna stabilire, ricordare questo, che Verona era all'epoca della Repubblica di Salò la piazzaforte, la capitale del comando tedesco dell'Alta Italia, che Buffarini Guidi era il ministro degli interni della Repubblica di Salò e che il generale Wolf praticamente era il comandante supremo delle forze tedesche dell'Alta Italia. Sì. E quindi questo giovane partigiano, perché quanti anni aveva avuto all'epoca? Aveva 24 anni. Questo ragazzo di 24 anni, questo fregattaccio di 24 anni, il quale si mette in testa e riesce a farsi credere il portatore di una resa, dice: io sono, si è affacciato come vice comandante, anche se non lo era, di tutta la divisione Piacenza, la divisione di giustizia e libertà, addirittura, siccome in tutta la provincia di Piacenza quanti saranno stati effettivamente i partigiani? Circa 4.000 partigiani. Ecco, al massimo 4.000 in quest'anno
che siamo in 44, siamo, esatto, intorno al novembre del 44, quando avvenne l'episodio, E è andato a spacciare a queste persone, a queste autorità fasciste tedesche che dovevano avere delle informazioni, è andato a dire che lui riusciva a far arrendere, cioè a far deporre le armi, a quanti partigiani? Si parlò di 12.000, poi di 36.000 in diverse occasioni. 36.000, poi 12.000. Sì, sì, cioè non c'erano, penso, in tutta l'Alta Italia a quell'epoca 36.000 no, partigiani. E quindi già questo dimostra come le sparasse grosse. Ma come è riuscito lui ad andare a farsi ascoltare, a farsi portare a Verona? Quindi aveva preso contatto, sì, prima con le... Sì, io questo è un discorso abbastanza interessante, perché l'episodio venne nel novembre del 44, all'indomani dell'arresta, quando gli alleati si sono fermati lungo la linea gotica, e sembrava che fino a quel momento sembrava che la guerra dovesse finire entro l'anno, no? Invece poi il proclama del generale Alexander, il comandante in capo delle forze alleate, informò i partigiani che di deporre le armi, che la guerra sarebbe andata avanti ancora per tutto l'inverno. Sì, preciso, il generale Alexander, il famoso proclama del generale Alexander, prevedendo che la guerra non poteva concludersi entro l'anno e nell'imminenza della cattiva stagione, quindi diventava una guerra sulla famosa linea gotica, a cavallo dell'Appennino, invitò questo generale inglese tutti i partigiani non a deporre le armi, a entrare in sonno, come si direbbe oggi con gergo massonico, sì, stare quieti, smettere questa attività e cercare di passare l'inverno al coperto e far dimenticare la propria esistenza. Allora cosa succede? Succede che, come poi avvenne, che i tedeschi invece approfittarono di questa stasi per cercare di sradicare con feroci razzolamenti il movimento partigiano. Esatto. Prima che questo succedesse, allora, cioè, si vuol dire che questa offerta poteva avere un minimo di verosimiglianza, appunto data la stasi che le operazioni militari dovevano subire per tutta la stagione invernale. Cioè, potevano crederci che nell'imminenza dell'inverno tutti questi partigiani o una parte di essi fossero disposti a veramente smettere e addirittura ad arrendersi alle forze tedesche. Sì, in sostanza, prima di provare con i rastrellamenti, i tedeschi, per risparmiare gli uomini, pensavano di inviare i loro emissari presso i comandanti i partigiani per chiedere una resa senza spargimenti di sangue. Si pensò al ballonaio perché in quel momento era indubbiamente il capo carismatico di tutti i partigiani piacentini. Non il capo effettivo, però la sua fama era talmente grande che si pensò a questo personaggio, e lui si spacciò in una prima occasione per il vicecomandante, in una seconda addirittura per il comandante, che non era allora, vero. Fu creduto, e vennero naturalmente le trattative. Prima, il primo che si mosse mi pare che sia stato un prete, un cappellano, esatto, militare, sì. Poi sono stati dei contatti con autorità di minore grado, poi, essendo stato preso sul serio, fu portato fino a Verona, e a Verona lui e altri due partigiani piacentini, uno era Gianni Levoni e l'altro Italo Molinari, e furono accolti amichevolmente, fecero delle promesse, e poi cosa fecero? Dissero: adesso noi va bene, siamo d'accordo, torniamo. Addirittura sono andati a visitare, il pallonaio andò a visitare quei patrioti, quei partigiani piacentini che erano detenuti in carcere a Parma. Spinse la sua audacia fino a questo, sempre giocando di... è un grande bluffatore, direi, questo ballonaio, era un grande bluffatore. Dopodiché invece disse: sì, adesso vado ad avvisare, vado a far arrendere queste migliaia di uomini, e invece... Invece niente, quando tornò a Piacenza, nella provincia,
al primo abboccamento lui arrestò 30 militi del Littorio e tentò anche di prelevare un'intera batteria di artiglieria. Quindi fu giocata ecco, tutto questo vorrei precisare che è illustrato nei documenti che sono nel libro. Questi documenti sono fotografati, sono originali, quindi sembra una cosa incredibile, ma il fatto è successo davvero. E direi che dal punto di vista storico hanno anche un certo importanza, perché la Repubblica Sociale non ha mai voluto riconoscere i partigiani come esercito, però poi con questi documenti segreti invece trattava come se fosse un esercito con questi... Sì, sono molto interessanti, questa appendice in un'opera storica poi è una cosa essenziale. Sono molto interessanti perché dimostrano che queste trattative arrivavano su fino addirittura fino a Mussolini. Ai vertici, sì. Fino a Mussolini. Ci furono questi scambi di lettere e la cosa venne... che si dimostra che in sostanza si dimostra che questa gente abboccò, che evidentemente era stato creduto. Adesso però vediamo cosa successe dall'altra parte. Come fu presa dai comandi partigiani seri e veri questa mossa, questa beffa del ballonaio? Ecco, questo è interessante. Ecco, questo è il lato più... Ci sono i documenti, scusi Mariani, anche c'è anche questo carteggio documentato, certo, anche da parte della resistenza, anche da parte della resistenza, dunque da parte dei fascisti e dei tedeschi si registrava l'euforia e la gioia per questo. Addirittura il ballonaio fu offerto di diventare il comandante della Brigata Nera, cioè una cosa assurda. Gli fu anche permesso di parlare, di tenere una concione dal balcone di Castel San Giovanni, nel quale lui parlò anche di buffonati davanti a tutti i fascisti, e nei documenti c'è l'irritazione di chi scrisse di questo episodio, no? E invece i comandi partigiani dal canto loro furono molto preoccupati di questa cosa. Furono così preoccupati che tacciarono il ballonaio di tradimento, e quando tornò da Verona lo processarono. Ecco. Cioè, quello che, come fu preso sul serio da parte dei fascisti, così fu creduto la cosa, il suo bluff, fu creduto anche almeno in parte da questi comandanti partigiani, comando Zorn, insomma, questi... Esatto. E come mai se la cavò allora? Beh, io... Dunque, se la cavò innanzitutto, intervenne, e c'è il documento nel libro, intervenne il comando regionale di Bologna a favore del ballonaio, dicendo di lasciarlo stare, avvisando il comando provinciale di Piacenza, avvisando di lasciarlo perdere, perché questa era stata una grossa beffa, e stessi elementi della divisione Littorio avevano confermato. Quindi questo io penso che fu una cosa molto importante. Cioè chi ha visto le cose politicamente ha capito che bisognava sfruttare a vergogna e a disdoro dei fascisti. Bisognava proprio accreditare, per ragioni tattiche e politiche, l'idea della beffa. E quindi gli andò bene questa prima volta. C'è però una... Adesso parliamo di questo. Facciamo la critica posteriore. Cosa dobbiamo pensare? Cosa, attraverso i suoi studi, di che idea si è fatta di questa beffa? È proprio veramente una beffa o no? Secondo me si trattò veramente di una beffa, e il ballonaio non fu capito da chi non lo conosceva bene, perché leggendo tutta la sua storia, come è illustrata nel libro, emerge un personaggio avventuroso, con uno spirito proprio di gettarsi in imprese straordinarie, fuori dal comune. Proprio è tutta una costellazione la sua vita di imprese strampalate, di imitazioni, di travestimenti, proprio il gusto della burla che si trova in decine e decine di episodi elencati nel libro, e lui un'occasione così non se la lasciò scappare. Tanto più che vorrei anche mettere l'accento sull'offerta di 8 milioni che i fascisti fecero al ballonaio nel caso che le operazioni fossero andate in porto. Anche questo naturalmente giocò una parte sicuramente, però il tradimento lo escludo assolutamente, perché il ballonaio aveva avuto un fratello nell'agosto del 44 ucciso barbaramente dai fascisti,
e non gli restituirono neanche il corpo. Un altro fratello collaborava con la resistenza, tutta la sua famiglia era sfollata in mezzo alla resistenza, e le centinaia di azioni che ha compiuto prima di questo episodio, insomma, e che ha compiuto anche dopo l'episodio a favore della resistenza, tolgono ogni dubbio. Sì. C'è un ma però. Il ma è dato forse dai precedenti del ballonaio come un po' ribaldo dalle mani lunghe, no? Cioè l'unico dubbio è questo, che lui ha, sì, la beffa, la resistenza va bene, però se poteva averne un vantaggio personale, mica si tirava indietro. Ecco, sì, penso anch'io, questo mi sembra una cosa abbastanza umana. Il ballonaio non era un eroe, una fulgida figura dell'eroe morale, ma era più un passatore cortese o una cosa di questo genere, anche se lui soldi ne prese da questa faccenda, mi sembra 200.000 lire, che poi consegnò a Fausto e furono comprate gli scarponi per tutta la divisione. Fu un anticipo su tutta la cifra, ecco, che poi doveva prendere, e le consegnò a Fausto durante quel processo in cui si voleva condannarlo. E quindi, non so, poi non, a lei non risulta che poi, oltre a queste 200.000 lire, avesse potuto intascare qualcos'altro a titolo personale, insomma. No, questo no, non mi risulta proprio, anche perché poi quando lui fu catturato e fu portato davanti al plotone d'esecuzione, sì, insomma, non aveva una lira in tasca, tanto è vero che l'ultimo pranzo gli fu anche offerto perché era completamente verde. Ecco, adesso però dobbiamo dire come si arrivò poi a questo. Quello che perse il ballonaio, secondo me, fu la sua ostinazione. Uno che bluffa oggi, bluffa domani, alla fine può, è vero, rimanerci dentro lui, scottato. Cosa accadde? Perché alla fine andò a finire così male il ballonaio? Ecco, le cose del bluff infatti giocano ancora a suo favore, nel senso della riabilitazione del personaggio, perché lui già nel maggio del 44 si arruolò volontariamente nella Compagnia della Morte per rubare le armi a questa Compagnia della Morte, per intenderci, era un reparto fascista. Esatto. E ci sono anche proprio le documentazioni, le testimonianze che questa operazione fu fatta apposta da numerosi partigiani, non solo del ballonaio, e quindi lui si arruolò, rubò le armi e poi addirittura, anzi, tenne un comizio in piazza con il sindaco, anche qui fu tutta una burla. Sempre a Castel San Giovanni. Sì, a Castel San Giovanni, fu tutta una burla, perché poi invitò i fascisti a casa sua a pranzo, io sono vostro amico, io farò grandi cose, e il giorno dopo invece gli ha portato via due camion di roba ed è sparito in montagna. E così via, tutte queste imbrogli. Lui addirittura, anche dopo la beffa di Verona, ha voluto continuare in questa sorta di doppio gioco, per il quale aveva anche una certa attitudine. Si era fatto consegnare dei salvacondotti dell'esercito fascista in cambio della sua resa, e invece ha continuato a operare sott'acqua per colpire l'esercito tedesco, anche quando questi, durante il rastrellamento, occupava l'intera provincia. Sì, perché poi ci fu, come tutti ricordano, quelli che hanno vissuto questo periodo, un rastrellamento terribile che è costato numerose vite, e in cui questi reparti tedeschi, che i famosi mongoli, che erano delle truppe turchestane, dei ex prigionieri russi, che naturalmente erano stati poi arruolati nelle SS, nelle forze germaniche, proprio per, come succedeva, per aver salvo le vite, si buttarono di là. E quindi furono molto feroci questi rastrellamenti. E lui dove era davanti ai rastrellamenti, il ballonaio? Dunque, il ballonaio combatté fino all'ultimo, ed anche eroicamente, perché si distinse a Trebecco, una delle ultime postazioni tenute dalla resistenza piacentina, in un feroce combattimento corpo a corpo, dove lui conquistò anche all'arma bianca i cannoni dei nazi mongoli. E qui, anche qui, insomma, fu un episodio che aggiunge ancora a suo merito, perché guidò questo assalto e seguì fino all'ultimo le sorti della sua divisione. Poi questa fu dispersa, e qui entra un po' una parentesi un po' oscura degli ultimi giorni del ballonaio. Alloggiò in seno alla famiglia in alta montagna nel Piacentino, poi spesso veniva a Castel San Giovanni, si dice che avesse numerose fidanzate, che ancora portasse nella provincia dei combattenti americani alleati, sì, in genere, sì, faceva ancora queste operazioni. Ma veniamo adesso all'episodio tragico della sua fine.
Sì. Che avvenne poche settimane prima della fine della guerra, mi pare nel gennaio del 45. Nel gennaio del 45. Ecco, cosa, perché? Il ballonaio aveva quindi accettato questi salvacondotti dai tedeschi, che erano quelli che avevano collaborato con lui per la resa, sì, per la beffa di Verona, poi, che forse ancora non avevano capito bene che li aveva giocati questi tedeschi, invece i fascisti erano stati più acuti. Accettati questi salvacondotti, lui aveva promesso di non combattere mai più. Invece, con due compagni, assaltò lo zuccherificio di Sarmato, l'Eridania, e lo ripulì di vari quintali di zucchero, e si firmò il fringuello, anche qui aveva sempre con un pennello rosso scrisse il fringuello sul muro, grossissimo. E purtroppo, mentre attraversava il Po sul traghetto verso l'Oltrepò Pavese, il ragazzo che lo traghettava lo riconobbe, e questo gli costò carissimo, perché lo denunciò, e il ballonaio fu attirato con un trabocchetto a Castel San Giovanni, al bar Carminati, da un carabiniere che doveva consegnargli dei prigionieri alleati da far scappare, questo era l'accordo. E al bar Carminati invece incontrò un reparto della Brigata Nera che lo prese in consegna. Ma questo zucchero dove andò a finire? Cosa ne fece? Questo zucchero lui doveva venderlo per incassare il denaro e scappare a Venezia, dove aveva un amico, perché si sentiva l'acqua alla gola. Qui questo episodio, insomma, va anche un po' a smitizzare il tesoro del ballonaio, perché lui rapinò tantissimi convogli sulla via Emilia, e dov'è finito questo tesoro? Se lui alla fine era così malmesso e senza denaro da dover ridursi a rapinare uno zuccherificio per raggranellare, ecco, qualcosa, quindi, per spogliarsi. Quindi fece poi un processo ai fascisti, definitivo, sì, perché questo... tante mani dei fascisti. Esatto, sì. E fu giudicato come delinquente comune, in sostanza. Sì. Ecco. Questo fu un episodio abbastanza interessante, quello del processo, e se ne occupò la Scura, sì, in un articolo nel giornale di allora, quotidiano di allora di Piacenza. Il ballonaio fu l'unico, sostanzialmente l'unico partigiano a cui la Scura dedicò un articolo in occasione del processo e della fucilazione. Praticamente l'unico che fu processato, fucilato, e apparve sul giornale, perché c'era blackout totale su questo genere, sì, di cose, sì. Quindi già testimonianze dell'incredibile popolarità di questo, sì, personaggio. E quindi la Scura si rallegrava della sua scomparsa, però leggendo attentamente questo articolo, che nel libro ha riportato integrale, si legge che il ballonaio, insomma, fino alla fine tenne un contegno... molto dignitoso. No, non dice dignitoso... ancora beffardo? Beffardo, un contegno beffardo e strafottente. E dunque lui gridò le sue originali concezioni sulla libertà davanti a questo tribunale fascista, che io posso interpretare come democratica a questo punto, sì. Mentre a loro non andò bene questa cosa, e la cattura, il processo e la fucilazione fu giocata tutto in meno di 24 ore, perché si temeva che i suoi compagni potessero liberarlo. Quindi poi anche davanti al plotone d'esecuzione non batte ciglio, quindi figura... fece una fine degna di quella che era l'intrepidezza del personaggio. Esatto, sì. Fumò l'ultima sigaretta senza battere ciglio, domandò addirittura di comandare il plotone d'esecuzione. E di conseguenza poi, però, ecco, questa fine fu, diciamo così, servì a diminuire il suo prestigio, il suo ricordo, alla fine della guerra, quando ci fu la liberazione, mentre venivano magnificati tutti gli altri del ballonaio.